Ciao, benvenuti a In Bocca al Lupo, il podcast di riproduzione assistita di FIM Madrid, l'unico centro della penisola iberica diretto da una ginecologa italiana, la dottoressa Ricciarelli, che come sempre è qui con me. Buongiorno. Buongiorno. Ok, sono felice, siamo già al secondo programma, eh? Ok, in questo secondo programma... Salve, ok. Impiego il mio italiano con queste cose, eh? Ovviamente io sono spagnolo, mi faccio capire, sono tanti anni che sto vedendo pazienti italiane, ma lavoriamo in un centro che ho... io penso che non so se siamo un 20-30% della gente che lavora qui è italiana o... di progenitori italiani, abbiamo gente come l'autore, gente, di dove sei Elisabetta? Io sono di Firenze. Di Firenze, abbiamo gente di Sicilia, abbiamo gente che proviene di Uruguay, ma come Giuliana che ma il suo progetto... Di discendenza italiana. Italiana. E abbiamo Carla che è stato a Bologna... Cinque anni a Bologna. Io che sono 13 anni a questa piccola isola italiana a Madrid, ma non è stato... In questa piccola isola. grazie. Ok, e questo programma vogliamo trasmettere alla gente che ci ascolta come contattare con noi, come si contatta con questa piccola isola italiana a Madrid per fare un trattamento di fecondazione, di procreazione assistita. È facile, contattarci è molto facile. Si può guardare la pagina web e quindi potete già vedere tutti i numeri eccetera senza dover scriverli adesso in questo momento, e la pagina è www.fivmadrid.it, FIV Madrid, F-I-V Madrid, tutto attaccato, .it. Poi è semplicissimo, potete chiamare al numero 340034, scusate, che è il prefisso per la Spagna, 915616616. È facile. E se no avete anche un numero gratuito in Italia, che è l'800-58-5311. E lì vi risponderemo, in tutti i casi vi rispondiamo noi. E poi da lì vi risponderà quasi sicuramente una segretaria italiana, perché sono quasi tutte italiane, e vi diranno come contattare i medici, vi risponderanno alle vostre domande, e se vi risulta più semplice potete anche mandare un mail, una posta elettronica alla direzione info@fivmadrid.it, e questo mail già vi risponderemo e vi risponderemo alle vostre domande. Grazie, ma è buono fare questa introduzione, un po' che è il secondo programma, ma sta bene, perché siamo, non so quanti nati abbiamo avuto a FIM Madrid, 1000 di bambini italiani, perché questo centro, abbiamo detto il primo programma, dal 1992, vedendo pazienti italiani, io sono 13 anni, tutti questi 13 anni sto facendo transfer, stimolazione, e anche voglio dire una cosa, è che è facilissimo fare il ciclo con Italia e Spagna, con tutto questo delle email, tutte queste cose. Assolutamente. È facile, perché basta. I contatti sono specialmente virtuali. Non bisogna venire a Madrid se non una volta per fare il transfer o per fare l'inseminazione. E la prima visita si può fare in Italia, perché abbiamo un'equipe che farà visite in Italia. Quindi la cosa è molto semplice. E sono tutti contatti virtuali. Io sono molto orgogliosa, e lo dico sempre, che è più facile contattare un medico che parli con te a Madrid che un medico in Italia. Non è vero, eh? È vero, verissimo, perché io penso che un terzo delle pazienti che abbiamo qui a FIM Madrid sono italiane. Li ricordo il nome di questo programma, l'unico centro della penisola iberica diretto da una ginecologa italiana. È il secondo programma, stiamo cominciando, e io voglio finire tutto ricordando che può contattare con noi, come ha detto la dottoressa, e anche mi piace tantissimo Twitter, e per Twitter lo può fare, la direzione è a chiocciola FIV, F-I-V, trattino basso Madrid, ok? E come sempre voglio finire così, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Crepi. Il lupo. Grazie, e fino al prossimo programma. Saluti per tutti. Saluti a tutti.
mío, persiguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que te miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas, haces una ruina conmigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu